La bolla di Mishra, proprio lei. Oggi facciamo vedere questa presa sbustata direttamente al mio mazzo Modern con Urza, blu nero Urza, bellissimo. Quando potrò riabbracciare, quando potremo rivederci per giocare a Magic e fare questo rumore, questo gesto, non lo so, non si sa. Ciao ragazzi, buona domenica, come state? Spero bene. Tra l'altro domani inizia la fase 3, vabbè, credo di sì. Allora, oggi l'argomento di cui parliamo prima del video di finanza, che tra l'altro è molto ricco, quindi ci tratteniamo un po' oggi, ci sono tanti prezzi, fluttuazioni da vedere, è Akira, perché non stai più scrivendo? Magari molti di voi mi conoscono solo come content creator, in verità io, tramite la mia pagina Facebook, ho scritto moltissimo sulla pagina Facebook, ovviamente di eSport, di videogiochi in generale, che diciamo è il mio argomento principale, o almeno quello che sicuramente riguarda il mio lavoro, ma tendenzialmente io in verità scriverei proprio come un giornalista. Non mi posso chiamare giornalista, ragazzi, perché io non sono iscritto all'albo, quindi sono un collaboratore. Eccomi qua, per esempio per Gazzetta dello Sport. Questo è il mio ultimo articolo, il 6 febbraio, quindi febbraio, marzo, aprile, maggio, tutto marzo, sono 3 mesi che non scrivo più nulla, e non scrivo per Gazzetta. Ho scritto un pezzo per Every Eye su Magic, Every Eye, chissà se lo trovo, sì, spoiler Ikoria, questo è vero, è in verità quindi il mio ultimo articolo è questo, quindi è l'articolo che io ho scritto, no, perché, ah, qui pensa, esce prima Reddit, e questo è il mio post che io feci su Reddit, per, non so però dove, ok, qui Every, ah, come si chiama quello scontro fra titani? Vediamo se il videogioco, no, Ikoria. Ikoria, ce la faremo, ragazzi? Eccola qua. Ecco, questo è l'ultimo articolo che ho scritto in termini temporali. Effettivamente, eccomi qua. Simone Chiesimarchi, questo è del 3 aprile. L'ho scritto. Oh, oh, qui magari non sarà contenta di vedere che io ho di block. Vabbè, non importa. E appunto, perché non sto scrivendo più? Allora, un po' chiaramente è perché sto facendo video. Ho fatto tante riflessioni. Allora, dovete sapere una cosa, senza arrivare a mettere le cifre in questo video pubblico, perché sennò sarebbe, non lo so, forse ingiusto, però chi scrive viene pagato pochissimo, ma viene pagato pochissimo non certo da Every Eye, ma anche da Gazzetta dello Sport, ma anche da Corriere dello Sport. Chi non è all'interno delle redazioni, non, cioè veramente, quanto mi è costata, quanta fatica mi è costata preparare questo articolo su Flashpoint. Allora, ho assistito alla conferenza stampa, ci ho però passato un'ora, ho cominciato a mettere insieme il pezzo e ci avrò messo almeno un'altra ora con tutti i contributi, scegliendo quali fossero quelli giusti, eccetera. Tra l'altro, in questo articolo ebbi anche dei problemi con chi comunque sia il mio responsabile, quindi no, non va bene perché è scritto troppo settoriale, dobbiamo essere, e un'altra ora di appunto aggiustamenti, e quindi alla fine per fare un pezzo comunque alla qualità a cui voglio io, perché io non è che mi metto a scrivere una roba e è una merda, insomma la chiudo al volo, no, cerco, la rileggo tipo 10 volte, 15 volte. Infatti, secondo me, ho detto un'ora a metterci a scrivere, ma ci ho messo di più. E costa tanto, costa tantissima fatica. Fatica che non viene praticamente mai ripagata, se non dal prestigio. Perché io posso scrivere su LinkedIn, ho scritto il mio nuovo articolo, e effettivamente c'è della gente, probabilmente più adulta. Non lo so, quanti anni avete, quanti anni ho io, lo sapete, ma è un'ipotesi questa.
che fa riferimento, chiaramente dicono: ah wow, Akira, scrivi su Gazzetta, signor Triarchi, scrivi su Gazzetta, bravo, stringi la mano, perché quello è il giornale, oh è arrivato il giornalista, oh regà, il giornalista di Gazzetta, attenzione, giornalista sempre no. Chiaramente fa un effetto diverso scrivere dal fare video, addirittura nella mente della gente fare video è una buffonata, cioè nel senso, io adesso ho un canale con un video al giorno da un sacco di tempo, quando e se mi andrò a cambiare lavoro e dovrò andare in un ufficio, cosa penseranno i miei nuovi colleghi del fatto che io faccio video su YouTube? Magari è un problema, magari la gente effettivamente ti sminuisce per una cosa del genere, cioè per provare a utilizzare le tue skill da comunicatore, perché io quello sono, comunico a livello scritto, comunico tramite social network, non sono molto bravo a fare i tweet, almeno non mi ritengo tale, però sicuramente a fare i post lunghi su Facebook sono un fenomeno, tant'è che io, se andiamo a vedere proprio la mia pagina Facebook, tra gli ultimi post che ho fatto un post virale che è stato veramente incredibilmente virale. Ne ho fatti veramente pochi recentemente, veramente pochi, e mi spiace aver abbandonato la mia pagina Facebook, devo essere sincero. Ci ho messo soprattutto cose di lavoro, perché in fondo i miei fan vengono dall'eSport, io faccio eSport di lavoro, e quindi tendenzialmente ho provato comunque sia a lanciare quelle cose lì. Non so neanche se ho fatto bene, tra l'altro vi ho fatto vedere l'ultimo articolo su Flashpoint, in verità l'ultimo articolo su Gazzetta è questo, ed è quello su Valorant, che è del 2 marzo, quindi non del 2 febbraio, un mese dopo io ho scritto l'articolo su Valorant, se volete insomma andateli a leggere, li trovate comunque partendo dalla mia pagina Facebook, che è questa, li trovate tutti perché li condivido, e ripeto, facendo pochi post non vi sarà neanche difficilissimo. E dicevo, recentemente ho fatto un post che è questo qui, di cui sono veramente molto orgoglioso, parlo del mio bambino, parlo del fatto che lui giochi a Zelda eccetera, che come potete vedere ha avuto 569 condivisioni, quasi 1000 like, è diventato veramente virale. 569 condivisioni io non le ho viste mai probabilmente nella mia pagina, però in generale, ecco, come potete vedere è un post lungo. Allora, dicevo, qual è la riflessione che ho fatto? Poi andiamo al mercato, perché in verità avrei voluto continuare il discorso del perché non scrivi, ma una delle riflessioni che ho fatto è che mi ha spinto a fare più il content creator, chiaramente non sono i soldi, perché se penso al tempo che tu utilizzi su YouTube per fare video, per farli video di una certa qualità, probabilmente conviene fare scrivere a livello, cioè, economico, da tutte e due le parti, un disastro. Però nessuno ricorda il nome del giornalista, ricordano l'articolo perché è scritto da una parte piccolo. E a meno che tu non lo spingi tramite i tuoi social network che hanno ben scritto la tua faccia e la tua foto, nessuno se lo ricorda. Mentre è impossibile scindere questo video dalla mia persona. È impossibile. Cioè ci sono io, sono in carne ed ossa, in verità in 2D per quanto vi riguarda, e parlo, e non è che dici, ah vabbè, ma l'ha copiato. Sì, potrei aver copiato il video, aver copiato l'idea, ci mancherebbe, ma comunque sono io e... voi vi ricorderete questo video per me, non vi ricorderete questo video, ma chi era quello in quel video lì? No, lo sapete che Akira, siete sul mio canale, sì, qualcuno magari ci passa tramite le ricerche, tra l'altro io usando titoli, oggi ho voluto usare un titolo appunto, anche perché quelli non riesco, non è che ci sono grandi titoli per quanto riguarda il mercato di Magic, quindi ho voluto usare un titolo che magari appunto riguardasse questo inizio del video, che comunque è durato 9 minuti, quindi un botto, ed è la differenza tra il giornalista e il content creator appunto. E quindi secondo me il punto del non esprimersi più tramite carta stampata viene anche da questo, perché io per esempio vi faccio vedere un articolo che sicuramente avete letto, sicuramente, e non sapete che era mio, ok? Me l'hanno detto in molti, cioè, ma veramente in molti. Motherboard, Magic, matematica, già magari vi suona qualche campanello, matematica, è un articolo anche questo che ha fatto il giro del web, veramente. Dietro
Magic the Gathering c'è un mondo di matematica folle ed incredibile. Il più portato gioco di carte del sistema avanzato, sono tutti i suoi appassionati i matematici provetti, ma loro non lo sanno. Questo è un articolo che è uscito su Motherboard. Questo è mio figlio, quello piccolo, come potete vedere, sempre cercando di non far vedere la faccia, o almeno non tutta. Un articolo per cui io ho speso mesi, un mese di ricerche. Ho parlato con una mia collega che fa statistica, che è laureata in statistica all'università, che lavora come statistica, per cercare di capire che cosa fosse, per esempio, la distribuzione ipergeometrica e tante cose che Magic utilizza. Poi ne parleremo in una puntata sicuramente di questo articolo. Lo zio Garbe, con cui io faccio il podcast, mi ha detto: ma io questo articolo l'ho letto, è fighissimo. Non sapevo che l'avessi scritto tu. Piccolo piccolo, da parte è scritto Simone De Marchi. Quindi questo è il motivo per cui io sto scrivendo meno e sto facendo più video. A chi interessasse, diciamo che appunto una delle motivazioni è questa. Poi volevo fare affrontare altri discorsi, ma veramente adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare del Magic, appunto, The Gathering mercato, perché ho tante cose da dirvi. Abbiamo iniziato con Mishra Bubble e quindi proseguiamo con Mishra Bubble, perché è uscita la notizia di banlist, la notizia dell'annuncio di banlist, cioè lunedì arriverà una banlist. Mishra Bubble era a 56, stava un po' già scendendo ed è impicchiata agli speculatori. Cioè, chi aveva Mishra Bubble per tenerla, per venderla, perché magari avrebbe avuto un altro picco di 58 e stava aspettando, ha venduto subito, perché tutti pensano che, per quanto riguarda i formati Legacy e Vintage, che la banlist si riferirà a questi formati, ragazzi, non si riferirà a Modern e Pioneer, almeno così è stato scritto, a meno che non si sono sbagliati, hanno venduto Mishra Bubble. A chi serviva a giocarla, chiaramente l'ha ricomprata, l'ha fatta risalire un pochettino e adesso sta riscendendo. Domani ci sarà l'annuncio della banlist, quindi ragazzi, è come al solito, qui voi avete comprato a 26, ora è a 42. Se questa carta in questo momento non la state giocando, io vi consiglio di venderla, perché effettivamente lunedì potrebbero anche bannarla da Legacy e potrebbe perdere ancora valore. Potrebbe non succedere, però. Potrebbero non proporre aggiustamenti all'interazione tra Lurrus e Mishra Bubble, e da qui si potrebbe tornare molto su, perché la gente comincerebbe a ricomprare questa carta, che comunque, ripeto, in Modern non verrà toccata, quindi un po' del suo valore lo terrà, anche se abbiamo visto in passato delle carte che sono state bannate in questi formati, che in linea di massima, insomma, sono comunque scese. Ok, passiamo a una carta che dovete, alle carte che dovete vendervi, e vi dovete vendere subito Counterbalance, se per sbaglio ce l'avevate, ed è qui, perché è una carta che non manterrà questo valore. Si giocava in Legacy quando si giocava senza i Divine Top, che comunque è stata bannata. La cosa interessante che vi voglio raccontare è perché questa carta in un giorno passa da 1.3 a 9.8. È per questo che il mercato di Magic è così, cioè bisogna seguire Twitter, ed è così importante stare al passo con le news, perché se no è impossibile districarsi tra tutte queste informazioni, perché tu non sai perché questa carta è salita. Ha vinto qualche torneo? Ci sono stati qualche? No. Gabriel Nassif, uno dei più importanti giocatori probabilmente del mondo di Control, per quanto riguarda archetipi Control, ha tirato fuori un mazzo Yorion Counterbalance in Modern che non avevamo mai visto, con chiaramente che gioca Opt, che gioca Omen of the Sea, che gioca tante cose per cercare di vedere la cima della library, Jace the Mindsculptor, inutile dirlo. E con questo mazzo su Twitter ha detto di aver fatto un 8-0 e ho visto che comunque è riuscito ad arrivare, perché questo mazzo comunque è arrivato al risultato e qualcuno lo sta già copiando. Il prezzo di Counterbalance è schizzato, bim, fino a 9.8. chi l'ha venduto a 9.8 è molto fortunato, il giorno dopo praticamente sta a 6.7, ma è risalito, quindi c'è richiesta. Vendetevela subito, perché questa carta è destinata a tornare nel dimenticatoio. Non è una carta forte, può farla funzionare solo Nassif, secondo me, voi no, noi no, io no, e almeno in Modern. In Legacy non si gioca, quindi inutile tenerla. Allora, Findhunter, io come sapete l'ho comprato a 13, oggi me lo vendo. Io
sono un caghetta. Oh, Akira te la fai sotto, Akira te la fai sotto. Sì. Non è una mitica che si gioca in 4 per in un mazzo Pioneer. Non si gioca in Modern. Si gioca in Standard, si gioca in Historic. L'abbiamo visto nel mazzo di ieri. Ma che tra l'altro in Historic non fa prezzo. E non l'ho vista in Legacy, nessun mazzo. Tra l'altro possiamo tranquillamente andare a vedere qui. Come vedete, tutte le build che lo usano sono Standard. Una Modern, non sapevo. Non c'è neanche scritto quella Pioneer che in verità lo gioca 4 per. Il prezzo lo sta facendo lo Standard, che effettivamente adesso su MTGO si sta giocando. Allora, io avevo aspettato qui, volevo già vendere, tipo quando aveva superato i 20, mi sono detto supera i 20, li ha superati, è arrivato a 25. Questa carta a questo prezzo non lo tiene, secondo me. È vero, è una mitica nel nuovo set, è vero, è super hypata, è vero, fa cose magiche, ma non lo... Io vendo. Raga, se voi ci avete più coraggio di me, non siete dei caghetta, tenete, aspettate. Ma io vendo. Il prezzo in paper scende, tra l'altro, dall'hype iniziale mostruoso. Questa carta non lo tiene 25. Molto semplice. Passiamo a Field of the Dead. Field of the Dead è una carta che io ho comprato veramente molto bene. Quando l'avevano bannato, l'avevo comprata prima, l'avevo utilizzata, era a 40, io tipo lì non me la sono inculata, poi l'ho venduta forse male quando l'ho venduta, poi l'ho ricomprata quando era a 3. Adesso è a 17, sta venendo giocata molto effettivamente in Modern, Field ovunque, addirittura in build control e così via. Si può giocare solo in Modern perché Legacy chiaramente non tiene. La carta è a 17, può salire di più questa carta che è una rara? Sì. Il Modern effettivamente è il suo formato e si sta venendo giocata molto. Quando è andato a 15 poi ha avuto il suo picco per gli speculatori, cioè il picco negativo, vedete qua 11 la gente se l'è venduta, 15 quando supera certe soglie la gente se le vende. Io ne ho due, onestamente a me 17 mi fanno gola. A seconda del field questa carta scenderà, perché se torna di nuovo molto in meta RG Ponza, questa carta non vale niente, è carta straccia. Anche qui, se voi avete più coraggio di me, potete aspettare. Io entro. Bella. Così come per Gideon of the Trials. Gideon of the Trials è una carta che ha fatto la sua storia, è arrivata anche a 12, picco massimo quando fu spoilerata in Amonkhet, era più alto, molto più alto. Alla fine non valeva niente, qui caspita, vedi, noi dobbiamo fare una, ragazzi, dobbiamo fare una società, ve l'ho detto, facciamo un bot, qualcuno mi aiuti, cioè compriamo, quando le mitiche sono sotto una certa soglia, compriamo 4x, ma quanto costava comprare 40 per di questa carta a 0.3? Poco, no? Molto poco, e da 0.3 a 10 facevi un bel profit, direi. E qui, ragazzi, attenzione, io l'ho beccata che sta scendendo, vendete subito, ora, questa già domani sta de meno, io vendo subito, e alla fine l'ha affittata da Amonkhet, vaffanculo, vai così. Liliana della Stop, mi avete anche chiesto, ma questa carta però io, cioè, penso che debba salire un po' di più, ragazzi, questa carta non si gioca. Questa carta non si gioca, è una mitica di un set bellissimo, Eldritch Moon, che contiene poche carte, che non sta venendo sbustato online, che effettivamente il suo prezzo lo potrebbe tenere, e qui è quando è salita per Pioneer, me la sarei dovuta vendere, invece mi sa che ne ho comprata una a 20, mortacci mia, ops, scusate, e sta carta 8.86, cioè non... è scesa, qui andava comprata, probabilmente a me non mi è sfuggito di dirvelo. Anche qui infatti è una carta che io vi sto dicendo di vendere, che è tra le carte da cui vendere, ma a sto prezzo la potete pure comprare, se vi serve compratela, 886. Cioè di certo vendere per poi quando sarà a 6 ricomprare mi sembra una scemenza. Insomma, vabbè, una carta così, non so che ci dovete fare con questa carta, però intanto io ve l'ho mostrata. Invece vendete subito Metallic Mimic, proprio... Si gioca in Modern, si gioca in Pioneer, si gioca nello stesso mazzo. Ha avuto i suoi picchi. Noi quando l'abbiamo giocata con Rizzi penso che era qui. Poi è scesa per gli speculatori. È salita, poi è scesa, è risalita fino a 5,91. È il momento! È il momento! Bim, 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 bim. Sta passando l'arrotino. Sta passando... Donne, è arrivato l'arrotino. Metallic Mimic va venduto.
Tonnosir è una carta che, come potete vedere, ha un'oscillazione di prezzo imprevedibile. Quando è in meta si gioca, non scende mai sotto i 5, no, io non l'ho mai vista sotto i 5, anche se non si gioca. Può salire fino a 14, ma qui siamo a dicembre, non la vedevo a 10 da un po', perché era a 10, qui siamo ad aprile, ma come potete vedere i prezzi sono sempre minori. Io ne ho 4, ciaone, poi li ricompro quando costano poco, al limite li affitto. Giver of Runes è un'altra di quelle carte che sta qui, ma non so se la dovete vendere, forse la dovreste comprare. No, comprare no, perché come potete vedere il suo prezzo, secondo me quello da 16, non lo ritroverà più. Si sta giocando tantissimo, tantissimo, tantissimo nel mazzo Final of Promise, che sta andando forte come un lupo. E quindi, ragazzi, io vi dico, secondo me 7.7 è il suo prezzo. Cioè, questa la potete ritrovare domani a 5, dopodomani a 5. Quindi, secondo me, qui si può vendere se i bot fanno un bel prezzo. Trinisfera. Trinisfera è una carta che c'ho qua. Mannaggia, Trinisfera, mo me la magno, porca puzzola. L'ho comprata quando pensavo che quel mazzo, cioè sempre RG Ponza, fosse veramente troppo forte. Io tipo l'ho regalato, non sto scherzando, sta carta l'ho comprata a 20. Mamma mia, mi piange il cuore, mi piange il cuore. L'ho rivenduta, non mi ricordo, quando l'ho vista salire a 16 l'ho rivenduta, quindi io vi devo assolutamente mostrare che questa carta, se ce l'avete, sta a 7.85, vendetela, perché è una merda, non la gioca nessuno, non è vero, la giocano in Vintage, in Legacy, pure tanti mazzi, però io quei formati non li leggo, quindi per me non la gioca nessuno, scusate, chiaramente. E io non credo che questa carta risalga più di così, cioè ha avuto delle flessioni, ha avuto anche dei picchi, effettivamente potrebbe tornare in meta da qualche parte, avere, adesso sta salendo, ma già ieri tic, piccola flessione, quindi io dico vendere questo proprio, cioè dalla finestra, ma io l'ho frullato. Sta uscendo fuori un mazzo, lo gioca pure Saffron Olive, è per questo che è salita, perché se Saffron gioca un mazzo, tanta gente vuole giocare quel mazzo, diciamoci la verità. È un mazzo molto carino, secondo me fa schifo, muore da Patto Exile proprio così. È solo ed esclusivamente in Modern che si gioca questa carta. Eccolo qui, VR a equipaggiamenti, 6.83, mi hanno fatto un regalo, l'avrò comprata questa veramente a zero, subito. Soulscar Mage. Ah, Soulscar Mage, ragazzi, è una carta, è una rara Diamondcat, che come potete vedere, quando era in meta monorosso in Pioneer andava fortissimo, in monorosso in Pioneer è tornato in meta. Si gioca anche in Prowless, in Modern, perché adesso la versione Prowless con Lurrus gioca molte più creature, cerca di andare a fare anche molto una partita più lunga, molto più lunga. 11.23, questa è la vera carta in mezzo, vendere o comprare, cioè questa può salire ancora, secondo me questa carta può salire ancora, ma il prezzo si è fermato, quindi non lo so, o la tenete d'occhio veramente ora dopo ora, o vendete, secondo me, perché poi comunque sicuramente il mazzo uscirà dal meta in qualche modo e voi rimarrete delusi. Bene. Un'ultima velocissima citazione alle terre, alle check, queste sono le fastland, scusate, di Kaladesh. E come potete vedere qui, questi sono tutti speculatori, vendono, comprano, boom. Se siete degli speculatori, Blooming Marsh, Inspiring Vantage, stanno tutte salendo. Queste sono carte che, se giocate, voi non dovete vendere, perché poi la volta che vi servono e le dovete ricomprare a poco, non si sa quando è, a meno che non fate solo questo di mestiere, voi non giocate, tenete solo d'occhio il mercato per fare qualche lira in più, bim bum bam bim bum bam. Non lo so, ve lo volevo dire perché mi sembra comunque un'informazione da darvi. Anche le fetch stanno un po' salendo, io le terre non le vendo mai, però poi non mi va di ricomprarle quando magari effettivamente c'è una richiesta assurda e stanno altissime. Però questi due mazzi, soprattutto bianco-rosso, in Pioneer sta facendo il devasto, Modern e Pioneer, come potete vedere, e quindi la terra è salita tanto.
Ok, Luca ha cominciato la sua discesa dopo tutto questo hype, 4 per in tanti mazzi, comincia a scendere. Quindi, ora, sicuramente questo è dovuto un po' agli speculatori che appunto hanno preso e hanno venduto quando era a 24, hanno fatto un po' i caghetta, hanno fatto bene, no, i caghetta, hanno fatto gli intelligentoni, come dice Akira, che perché ve l'aveva detto Akira di questa carta qua, per questo ve la fa vedere. Adesso è a 17, la giocate? Io compro, sapete, a 17, che questa è una mitica, si gioca, ripeto, nei mazzi, adesso solo standard effettivamente, però si è giocata. Quindi, cioè non è che io compro, se vi serve comprate, se no vendete, sbrigatevi perché questa scende sicuro. Con la Gun Command è una storia veramente travagliata, quando si è giocato in Modern tanto con Master 25, quando si giocava Shadow, costava l'ira di Dio, 30, adesso non costa più così, Pioneer ha fatto il suo mestiere, era in picco qualche giorno fa. Non si gioca più Delver in Modern, sto scendo al meta, a 5,72 comprare, raga. Comprare, perché questa, come potete vedere, la curva è in rialzo. Questa già domani vale un po' di più, perché questa è una carta rotta e la gente la vuole giocare le carte rotte. C'è poco da fare, no? Chi si interessava alla storia di General Kudrow, che stava a 10, ora sta a 6,74, si gioca, io lo trovo sempre in Lega, in Modern, soprattutto in Pioneer, si gioca, compratelo, 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 questa è una mitica, 6,74 non è il suo prezzo, questo secondo me, cioè non è vero, forse può anche assestarsi a di meno, ma adesso è hypata, quindi secondo me questa carta risale, è un secondo, voi dovete prendere sempre queste cose come un secondo me, eh? E poi Venom 6, ragazzi, Venom 6 abbiamo detto che si possono fare i soldoni, perché come potete vedere quando viene venduta, boom, va a 65, boom. Si gioca tanto questa carta? No, non si gioca tanto. Si gioca in pochi mazzi adesso in Modern. Non ho visto tanti mazzi che giocano Brennen 6. Con tutti i companion che si giocano. Sì, Giunto lo gioca anche perché, caspita, lo rifai con l'Urrus, quindi è forte. Però, ora è a 75. Era 83 qualche giorno fa, l'8 maggio, quindi una settimana fa. 74 quando l'abbiamo visto. Qui, ripeto, era 65. 75, certo, non è 65, però già sta cominciando a risalire. Questa è un'altalena sta carta, eh. Farà sempre su giù quando gli speculatori pensano che troppo vendono, però non è una carta che scende poi troppo, non credo, è una mitica di quel set lì, finché non lo ristampano, che gli danno quella botta che gli hanno dato qua, bim, questo è quando l'hanno ristampato, no? Bim, che è sceso però a 63, non è mai sceso sotto i 63 sta carta. Mm. 75, quasi quasi compro io, mi sa. Bah, vabbè. Magus of the Moon è uscito dal meta. Nessuno se lo incula più. È a 6,97. Comprare. Comprare perché è una carta che vi ha dimostrato di poter arrivare a 14. Quando è in meta, quando si rigiocherà Ponza per affrontare Field of the Dead, che sta salendo. Avete visto? Magus sta scendendo perché non lo giocano. Field sta salendo perché quindi lo giocano. Sarà il contrario. Bim bum bam. Io credo che appunto a 6,97 questa carta è regalata. Ragazzi, abbiamo fatto una bella mezz'ora di prezzi delle carte di Magic. Abbiamo fatto 10 minuti sul giornalismo videoludico. No, grazie per aver guardato, come al solito. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Che dire, ancora buona domenica. Spero che la passiate con i congiunti. La prossima invece con gli amici. Ed è una bella notizia per tutti. Grazie ancora.